Silvia, ma come fai la tua colazione? Yogurt, gallette, semi di chia, tutto mescolato. Poi aggiungo il mix di semi, granaglie, noci, tutte queste cose. Aggiungo un po' di cioccolato, cacao amaro e acqua e mescolo. Quando è ben amalgamato, così che i cosi diventano tutto cioccolatoso, aggiungo i mirtilli che ho prima tirato fuori, così un po' si sono scongelati, e li verso a pioggia. Sì che scendono tutti, si mangia. E aggiungo la salsina sexy e voilà, cotto e mangiato. Ciao a tutti da una Silvia e una Veronica, a prendere il sole questi ultimi 10 giorni. 10 giorni? Da quando non ci voglio pensare, non chiedo. Insomma, tra 2 settimane meno ricominciamo le lezioni, quindi ci stiamo godendo le ultime spruzzi di sole e tranquillità. Quindi adesso io ho raggiunto Veronica qui a Chiavari e ci aspetta una settimana di totale nulla facenza. E quando intendo totale nulla facenza, qui è davvero così. Cioè, a casa mia è sì nulla facenza, ma tipo hai 10.000 scale, 10.000 salite, discese, sali, scendi, vai, prendi. Qui è tutto in piano, è tutto qui. La fatica più, cioè, fa fatica andare a un supermercato che sta a 1 chilometro di distanza. Ci andremo in macchina. È a 5 chilometri. Impongo di fare le scale. Non è vero, Bale le fa in discesa. In salita prende l'ascensore. L'ho convertita all'uso dell'ascensore in salita. Presto arriveremo anche all'ascensore in discesa. No, prenderemo le scale in salita. Balle. E quindi adesso vi porto con me, con noi, in queste giornate all'insegna della nulla facenza e del relax. Vacanze al mare. Da un frigo che si presenta così, con la patata lessa tristissima, riusciamo a tirar su un pranzo con pasta, ceci, tonno, 3 fagiolini tristissimi che salutano e ricotta. Un pomodoro anche, in fondo. È un pomodoro, sembra una pesca. È un pomodorino. Bene. Dopo mangiato andiamo a fare la spesa, ti prego, vero? Vuoi ancora un altro po' che la finiamo? Sì, finiamo. Difficoltà a livello pro. Non far uscire tutto. Prima volta che mangiamo in un piatto normale. Anche oggi a pranzo programmi intelligenti. No, questa pubblicità. No. Cos'è che c'è? First date UK. Primo appuntamento. Difficile da seguire, occorre una certa abilità. L'unico pensatore che io conosco è la statua di Gosman. Ah, guarda, le luci dell'ascensore c'ho sempre il bicipite più grosso. Sì? Sì, ti giuro. Vai a vedere. Esce la pallina. Porca puttana, vedi? No, rifallo come prima. Modalità spesa. Oh, carote, zucchine, trioli, yogurt, pollo, macinato, parmigiano, albumi che costano un fottio qua, gallette, tisana, avena, fagioli borlotti, tonno, bello il contrario, passata, solo pomodoro, ricotta, banane, lampone, minestrone o dadolate di verdure, mirtilli, acqua. Direi che qui non si sta proprio male, eh? Vero? Sono le 8. Andiamo a cena. Va bene. Andiamo a cena, che c'è il Take Me House che ci aspetta? Take Me House. Che ci aspetta?
cibo. Vero? Si diverte con poco, scusatela. Poi è una cosa innovativa, non l'hai mai fatta vedere in un video. Appunto. Silvia, quanto sei disagiata? Mi diverto a morire. Quanto? 2000. Allora, stasera per cena ho lasciato scongelare il minestrone e adesso sto cucinando le verdure. Siccome già ci sono le patate ma non pesano abbastanza, ci aggiungeremo dell'altra patata che era avanzata e mangeremo anche con delle gallette perché non penserà abbastanza. E praticamente facciamo una frittata aggiungendo albume e poi a fine cottura aggiungo le uova aperte, così che si cucini soltanto l'albume e il tuorlo rimanga liquido. Poi la faccio a metà e così il tuorlo rimane per condire il tutto. Prova del 9. Ciao, mi chiamo Paolo. Sì, sì. Oh. Ciao. Master Chef, dai. Questo è un tasto debole. Cioè sono. Sì. Sono. Grande fascia. Giusto, non basta farlo. Programmi seri sempre. E buongiorno. Pranzo di oggi in the making: fagioli, borlotti e pasta di pomodoro, pasta, mais senza glutine e parmigiano. Easy, completo, top. No, faccio spadellare di più. Deve esserci stato un germe. Sembra pisare di più. Cioè? Quella che non ti piace. Sì, io dico che sarei così. Ma suo fratello minore Kenny, il più grande disastro della vita di Kenny, è stato il primo. Allora, raga, vi aggiorno sulla situation. Oggi c'è un tempo che, anche se adesso sembra che ci sia sole, in realtà non è vero. È continuamente variabile, nuvoloso, sole e tutto. Quindi stamattina, che era nuvoloso, ne avevo approfittato e mi ha fatto un giro in centro per Chiavari, dove ho comprato questo costume. Ha un filo d'oro, sì, lo so, non è il mio genere, però dettagli. È carino, l'ho comprato 17 euro perché era in sconto da Calzedonia. E adesso stiamo andando in una spiaggetta qui a Chiavari dove ci sono i campi da beach, perché abbiamo incontrato degli amici di Veronica e ci siamo organizzati per giocare a beach. Quindi vediamo se riesco a filmare qualcosa. Merenda pre-beach volley e si va a comandare. Veronica ha preso un ombrellone sul naso. Ne sono messo. Se prendesse tipo. Ad ora a luglio occupazione in crescita del 0,3% rispetto a giugno del 1,3%. La questione non è. No! Dopo un'ora di beach volley, chiedete chi ha vinto. Lei giocava a pallavolo, io no. Comunque sì, ci siamo distrutte. Cena di stasera: base di zucchine,
poi aggiungeremo il macinato e qui è già pronto il riso che ho cucinato oggi per tutta la settimana, non lo so per quanto durerà. Infatti siamo tornate ed era già pronto tutto, comodo, prêt-à-porter, prêt-à-manger, mangiamo, cucinati. Puff. Adesso ci aggiungo un po' di spezie e via. E anche stasera non ci smentiamo. Piattini e film di cultura spessore. Che Veronica non vede suo marito Paolo rimasto a Frascati, ma ora il giorno della visita. La prima cosa che ho pensato è stata: la decorazione è piccola, bisogna avere un piatto fondo. Qui il tempo di merda persiste, il mare non mi piace, io non ci faccio il bagno qua dentro. Becchietto, cosa fai lì? Becchietto, Becchietto, attento. Allora noi stiamo qui e anche se stiamo ferme, io mi sono imbrattata di sabbia, per motivo, cioè non lo so, sabbia ovunque per niente. Mi hanno chiesto di fare, di continuare a fare le review dei libri. Allora, ci eravamo fermati che stavamo leggendo, il libro dei Baltimore, l'ho finito. Inizia verso pagina 300 su 700, però devo dire che poi alla fine è davvero bello e merita. Non è ai livelli di Eric Berth, che per la cronaca, visto che ve l'ho consigliato, che ho provato tutta l'Italia a leggerlo, vuole una percentuale. No, ma lo sai cosa fanno? La serie TV. Fanno la serie TV con... Solo grazie a te, Silvia, ovviamente. Sì, sì, ovvio, ma li hanno Patrick Dempsey, poi... con Patrick Dempsey, cioè lui praticamente lui ha avuto un contratto. Certo. Bah. No, non lo so in realtà chi fa. Però sì, il protagonista sicuro non lo fa. Vabbè, comunque, cioè, Patrick Dempsey mi dovrebbe ringraziare perché ha avuto questa parte, grazie. Grazie a lei. Patrick, mandaci un cesto di frutta. Andiamo a cena fuori, facciamo qualcosa di serio. E quindi quello voto, quanto avevo dato? 8 su 10. 8 su 10. Poi ho letto Il Palazzo della Mezzanotte di Zaffon, non mi è piaciuto. Troppo fantascientifico, cioè cose che volano, mostri e sogni, cioè no ragazzi, sono più terra terra e no. Quindi ho dato un 7 su 10 perché è scritto bene ma il genere non mi piace. Mentre adesso sto leggendo La ragazza di prima, che mi è stato consigliato da Veronica. Strano, cioè, consiglio i libri. E questo a quanto pare è bello. È un thriller. Quindi va via, è molto scorrevole, va via veloce, non è molto intrippante, devo dire che l'ho iniziato ieri, sono già a pagina 100. Con me non ho passato le 24 ore. Sì, Veronica l'ha letto un giorno. Finito, no, neanche in un giorno, più o meno 8-9 ore. Cioè, mi sembra normale. Mi è intrippato un casino, devo assolutamente scoprire come finiva e quindi... Vabbè, tanto. E poi te ne presterò un altro di thriller che no, poi iniziamo le lezioni, quindi finisce la mia vita da sociale e letteraria e tutto, si ricomincia a studiare solo dei libri e ci vediamo l'anno prossimo d'estate. È stato bello i libri, grazie. Bene, update libri consigliati, top. Oggi un pranzo un po' cattato su così a caso, pasta al pomodoro e parmigiano per me mentre per Vero la ricotta. Tonno a parte, mentre io mischierò il tonno alla ricotta. Boh, così, venuto fuori. Visto il tempo bigio, io e Vero abbiamo deciso di fare un home workout da farvi anche vedere, così da portare un po' di fitness su questo canale, visto che da un pochino che manca. Ma tutto ritornerà da settembre. Quindi faremo un allenamento Tabata. Gli esercizi che abbiamo scelto sono i jumping jacks bassi, il plank rock, I tricep dips, gli affondi saltati, i jump squat e gli addominali al libro, non so altamente. 6 esercizi, 8 round, 20 secondi on, 10 secondi off. Let's go.
quasi. È l'ultimo, ti vedete, sto facendo l'ultimo. Guarda la mamma, lì mi fa la fatta. Ciao mamma. È stata una bella idea? Silvia voleva fare un allenamento ed essere distrutta. Che ne dite? Missione compiuta. Al secondo giro mi faccio, io non ne farò mai 8. Visto? Adesso sono pronta per buttarmi in acqua. Stasera pizza. Voglio morire. L'ho stesa. A raccattarmi su da qui sarà dura. Dai. C'è anche batteria a scarica, spengo? Adios amigos. Per merenda, gallette con ricotta mischiata a fiocchi di latte, spolverate di curcuma e pepe e sopra un cetriolo. Cioè mezzo cetriolo, qualche fettina. Delizioso. Dopo l'intenso workout e un po' di recupero post workout con una bella... rilassamento al mare, andiamo a prendere la pizza. Salve, due pizze da asporto. Allora, una margherita senza glutine con origano, aglio, cipolle e zucchine grigliate. Una margherita con tutto questo. La luce dei lampioni del porto e del telefono, vi mostro le nostre pizze. Sì, dai, basta, buon appetito. Mentre Vero comincia ad addentare la pizza e mentre sto facendo lo sforzo di non addentarla anch'io, vi saluto, chiudo qui questo video e buona pizza, man!